Uè, come state? È passata una buona settimana? Oggi parliamo di antifemminismo e misoginia online. Vi ricordo che questa è la seconda parte di un video che potete recuperare cliccando qua in alto sulla mia testa o in descrizione, in cui sono andato un po' ad analizzare quelle che sono le community di antifemministi online. Ecco, insomma, tutto il mood che abbiamo visto nella prima puntata, tutto l'odio verso le donne, si è condensato negli anni in diversi gruppi che sono diversi ma che si intersecano reciprocamente. Abbiamo gli incel, i red pill, i MGTOV. Cominciamo a conoscere i primi, gli incel. Letteralmente celibi involontari sono tutti quegli uomini che, loro malgrado, non si ritengono in grado di riuscire a trovare un partner sentimentale o sessuale, nonostante lo desiderino, in quanto rifiutati perché non attraenti. La community incel ha sviluppato un algoritmo in grado di calcolare il proprio potere sessuale, la triade LMS. Usiamo l'LMS per calcolare quanto un uomo sia attraente per il sesso femminile, ma alla fine LMS non è altro che un indicatore per sapere quanto potere ha una persona. L indica il potere sessuale, quindi più uno è bello, più sarà attraente avendo tutti i vantaggi che conosciamo. M indica il potere finanziario o economico, quindi la possibilità di comprare cose esclusive, di avere una vita molto più facile e agiata, e anche il potere di effettuare azioni illegali come corruzione, eccetera. S indica la reputazione o il prestigio, quindi quanto sei importante all'interno di una società, quanto gli altri si fanno influenzare da te, quanto hai più possibilità di ricevere favori, eccetera. Lo definirei potere politico. Riassumendo, possiamo dire che LMS è un coefficiente che misura il tuo potere, quindi in un confronto con un altro essere umano, soprattutto in una relazione sentimentale o lavorativa. Chi avrà LMS più alto ha il coltello dalla parte del manico e potrà negoziare accordi più vantaggiosi. È un po' limitante, visto che non considera cose come affinità, esperienze, colpi di fulmine, però ci fa capire bene quanto sia stereotipato il mondo incel. Il fenomeno incel ha alcuni aspetti in comune con il MGTOV, ovvero Men Going Their Own Way, proprio degli uomini che, arrivati ad un certo punto, rifiutano loro stessi di impegnarsi in relazioni serie con le donne. Men Going Their Own Way oggi vuol dire principalmente uno stato della mente, non vuole necessariamente dire evitare le donne e stare single sempre. Primariamente vuole dire che lo scorrere della vita, le opzioni e le scelte che si fanno non vengono a dipendere da donne e relazioni varie. L'uomo MGTOV è di fatto un single psicologico, un uomo che percorre la sua vita seguendo le sue scelte. Naturalmente, è inevitabile, l'uomo MGTOV non è sposato e difficilmente è coinvolto in una LTR, una long term relationship, e se lo è comunque non convive. Infine, ovviamente, non è interessato ad avere figli. Come non farsi fregare dalle donne? Sappi resistere alla figa, io ci riesco benissimo. Se neghi loro l'amore, soffriranno come cagne in calore, sperimentato. Valorizza il lavoro fisico e la campagna, loro li sbeffeggiano perché non saprebbero come sopravvivere. Ultima, ma non meno importante, abbiamo la teoria Red Pill. Avete presente Matrix? In breve, è una visione politicamente scorretta e molto cruda dei rapporti uomo-donna, che vede nella pillola rossa di Matrix la scomoda verità che non viene accettata dai blu-pillati, cioè tutti quegli uomini e donne che, secondo loro, non riescono a vedere con occhio critico le relazioni tra i due sessi e lo sbilanciamento del mondo a favore della donna. Raga, ho semplificato, è molto più complesso di così, però insomma questo è il succo. I red pill non sono solo uomini a differenza degli altri, anche se ho notato un netto sbilanciamento nell'orientamento sessuale delle donne, diciamo, affiliate. Chiaramente non è un'indagine con valenza significativa, Però mi ha incuriosito. Il fenomeno red pill ha portato alla nascita di community molto attive, affiatate e radicate, che ritengono di aver raggiunto la vera comprensione del mondo che gli altri, per malafede, ingenuità o lavaggio del cervello, non vedono. Il femminismo qui viene visto come un sottoprodotto del capitalismo, in quanto una classe ricca detiene le risorse. E in quanto è tipico di società borghesi che pensano ai bisogni secondari, al benessere, diciamo. E onestamente non ci vedo niente di male a pensare a stare meglio una volta che c'è la panza piena.
ci sarebbero un sacco di fenomeni da approfondire. La Dark Triad, ovvero il segreto per risultare attraenti, The Wall, ovvero il punto di non ritorno oltre il quale le donne perdono la propria attrattiva. Ma magari ce le teniamo per qualche prossimo video, qualche approfondimento, vediamo. In conclusione, che posso dire? Sulla visione del mondo non ho molto da contestare, nel senso, non la condivido, però insomma, vabbè. Però ritengo comunque che non siano delle community molto salutari, per diversi motivi. A parte che c'è una corrente molto conservatrice e misogina che parla di donne con vagini a chilometraggio manco fossero Fiat Panda del 96 e si mette a dare i voti come alle elementari. Diciamo, non proprio elegantissimo, ma finché lo si fa nel privato. Però c'è comunque quel mood di mascolinità tossica che vede i trans come la sconfitta dell'uomo, gli uomini con lo smalto come una malattia mentale, che schifano i gay, rinnegano a priori gli stupri, parlano della teoria gender. Perché sbuca sempre fuori Bio Blu? Ma poi, comunque, anche se non sono tutti misantropi e violenti, ho la sensazione che a furia di leggere ste cose, a vedere sti argomenti, a sentirti parte del gruppo, allora chi sta male finisca con lo stare sempre peggio, a chiudersi sempre più in se stesso. E invece che tutto sto fomentare odio sfocerà prima o poi in azioni di violenza, che in altre parti del mondo sono già successe. Provate a fare una googlata, si parla anche di terrorismo, eh? Bene, per oggi direi basta così, vi ringrazio di essere stati con me. Se vi piace la serie vi invito ad iscrivervi, a lasciare un mi piace, a condividere, a farla conoscere in giro per il mondo. E anche per stavolta, come al solito, vi lascio con la frase conclusiva che riassume secondo me tutto quello che abbiamo visto in questa puntata. Ho 29 anni e non ho mai sperimentato l'affetto di una donna, neanche un abbraccio o un bacio. E se non fosse stato per alcuni rapporti dietro corrispettivo in pecunia, non avrei neanche mai conosciuto il corpo femminile. Tutti i tentativi di approccio avvenuti nel corso degli anni, nella vita reale o su internet, falliti. Adesso, naturalmente, mi sono arreso.